Ciao ragazzi, vi ricordate delle avventure di Pinocchio? Proseguiamo con il prossimo capitolo. Scorgendo Pinocchio tra il pubblico, i burattini interruppero lo spettacolo per festeggiarlo, scatenando però le ire di Mangiafuoco, il proprietario del teatro. Pinocchio lo supplicò finché il burattinaio si convinse a liberarlo e a regalargli 5 monete d'oro. Sulla strada per casa, Pinocchio incontrò un gatto e una volpe, a cui raccontò del dono di Mangiafuoco. I due gli dissero che, se voleva moltiplicare le monete, avrebbe dovuto seppellire nel campo dei miracoli. Poi però andarono tutti all'osteria e Pinocchio dovette pagare il conto. Più tardi, di nuovo solo, Pinocchio fu aggredito da due briganti, che in realtà erano il gatto e la volpe travestiti. Il burattino ingoiò le monete che gli erano rimaste e così i due malviventi lo appesero per la gola a una quercia. Stanchi di aspettare che sputasse le monete, il gatto e la volpe si allontanarono, con l'intenzione di tornare la mattina seguente per recuperare il bottino. Pinocchio fu però liberato da una fata turchina. Preoccupata perché il burattino non si riprendeva, la fata chiese consiglio al grilloparlante, il quale disse che Pinocchio era un poco di buono e faceva disperare il papà. Sentendo quelle parole, Pinocchio si mise a piangere, pentendosi dei propri errori. Poi raccontò le sue disavventure, mentendo però su alcuni particolari, e a ogni bugia che diceva, il naso gli si allungava. In preda alla paura, disse la verità e a quel punto la fata ordinò ad alcuni picchi di accorciargli il naso. Poi propose al burattino di rimanere a vivere insieme a lei e a Geppetto. Pinocchio era felicissimo, ma sulla strada per casa si imbatté di nuovo nel gatto e la volpe e stavolta seguì il loro consiglio e seppellì le monete nel campo dei miracoli. Ma quando tornò a raccogliere ciò che aveva seminato, si accorse di essere stato derubato. Andò subito a denunciare l'accaduto e fu arrestato.